Buongiorno, quest'oggi Curiosi di Professione voglio parlarvi di una chiesa letteralmente divisa in due. A dividere pensiamo che siano di solito i muri, basti pensare al muro di Berlino o alla Grande Muraglia. Immaginare il concetto collegato a un edificio religioso invece è un po' più strano. Eppure ad Heidelberg, in Germania, accade proprio questo e per oltre 300 anni. Protagonista della vicenda è la Chiesa dello Spirito Santo, Heiligenkirche, dove un muro divisorio venne costruito per lasciare ai protestanti la navata, ai cattolici il coro. Il muro fu edificato nel 1706 e venne demolito soltanto nel 1936, come testimonia questa antica foto. Ora la chiesa è protestante. A presto!